Su Minecraft esistono diverse meccaniche di gioco e skill estremamente difficili, come l'MLG Water Bucket che vi ho appena fatto vedere, o ad esempio le combo con la canna da pesca. Queste sono tutte quante skill di Minecraft che si imparano lentamente col tempo, perché sono piuttosto complicate. Adesso lo tengo a distanza, mangerà la mela d'oro, non gliela facciamo mangiare. E avete visto quanto vantaggio sono riuscito ad ottenere grazie a una semplice canna da pesca? Mangio io la mela d'oro, lo tengo a distanza di nuovo, e adesso dovrebbe morire. Addio. È un'altra meccanica estremamente difficile di Minecraft, che non ho ancora imparato, è quella di poter fare i ponti super veloci. Ho leggermente imparato il fast bridge, che dovrebbe essere più o meno così, ma non sono per nulla costante. Infatti, ecco, appunto. Infatti, sbaglio molto spesso e muoio. Ma esiste un altro tipo di ponte, che soltanto gli elite riescono a fare, e si chiama il God Bridge. E quest'oggi voglio imparare a farlo. A quanto pare in questo server è possibile fare pratica di ponti, come potete ben vedere. La mia velocità massima è stata 2 metri al secondo. Non sono per nulla costante, come potete ben vedere, perché devo esercitarmi e voglio esercitarmi proprio in questo video. È una di quelle skill fondamentali, soprattutto per le Bedwars, e mi consigliate di impararla da anni. Tecnicamente ci sono tanti altri ponti, come questo qua, che ti permette di andare più veloce semplicemente cliccando tantissime volte super velocemente. Quindi direi, cerchiamo prima di imparare il Fast Bridge e solo dopo proviamo anche il God Bridge. Almeno ci sto prendendo la mano e sto diventando abbastanza costante. Wow, record? 14 blocchi senza failare. Ok, 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 ok. Dai, grande. Vediamo se riesco ad arrivare alla fine. Wow, wow, 28 blocchi. Lui è l'allenatore dei ponti. Allora, vediamo, mi dice prova a fare il safe bridging. Ah, non ci credo. Ti fa letteralmente vedere un'intelligenza artificiale che lo fa al posto tuo. Ok, però questo è quello che sanno fare tutti, quindi stai shiftato e sei lentissimo. E il ninja bridging invece che sarebbe? Ah, ok, il fast bridge, quello che volevo provare a fare. Voglio diventare così bravo. Beh, in realtà ti spiega anche in chat cosa fare. Quindi per imparare devi essere shiftato sul blocco e mentre lo piazzi devi togliere lo shift. Sì, questo l'ho capito. Il problema è che la meccanica è veramente difficile. È importante tenere il mouse fisso nello stesso punto. Ok, non sto andando malissimo, non sto andando male. Devo arrivare là sotto in fondo al tesoro. Ce ne vuole ancora prima di imparare il God Bridge, ragazzi. Inutile dirvi che quando io giocavo alle Bedwars non c'erano tutte queste tecniche, tutti questi ponti strani e veloci. Non riesco a superare i 2,5 metri di velocità al secondo. Il mio record fino ad ora è stato 28. Che tutto sommato per un pivellino secondo me non è malissimo. Quindi l'idea alla base è: piazzi il blocco, togli lo shift, vai alla fine e rimetti lo shift. In questo modo percorri tutto il blocco più velocemente, perché se sei shiftato ci metti tanto a fare un blocco, se sei normale no. Quindi piazza, percorri shift, piazza, percorri shift, piazza, percorri shift. Attenzione! 23 blocchi a velocità 2,8 metri al secondo. Sta iniziando a prenderci la mano. Devo piazzare 50 blocchi per arrivare alla fine. Oh mio Dio. Ok, sì, sono arrivato. Vabbè, ma ci ho messo 32 secondi. Invece col fast bridge dovrei andare molto più veloce. Infatti, come vedete, raggiungo quasi 2 metri al secondo di velocità. Ok, io continuo ad allenarmi e appena farò dei progressi vi farò vedere. Allora, sono passati circa 15 minuti. Come vedete, il mio record è salito a ben 32 blocchi di fila. E ho imparato una nuova tattica, ovvero quando mi sto per sconcentrare, che quindi perdo la concentrazione nel fare il ponte, vado su di un blocco e più o meno riesco a riprendere la concentrazione. In questo modo riesco ad andare avanti. Come vedete, sembrerebbe che stia funzionando. Non è proprio il ponte più veloce che potevo fare, però oh mio Dio! Nuovo record! 48 blocchi di fila! Alla velocità di 3 metri al secondo! Adesso è arrivato il momento di chiamare un pro dei ponti che potrà darmi dei consigli. Lui è Carpi ed è capace a fare qualsiasi tipo di ponte, giusto? Oh, no, 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 non qualsiasi, però maggior parte dei ponti. Vabbè, so però fare. Sei molto bravo, sicuramente sì, il fast bridge riesce a farlo. Ok, okay, sì, ti faccio vedere come me la cavo io e poi mi dai dei consigli. No, mi sono buttato apposta, scemo. Ok. Sto facendo pratica da tipo mezz'ora, ok? Pronto? Vai. Ok. Bene, allora, sto facendo una figuraccia. Va. Okay. Oddio. Ok. 13,9 allora. Secondi. Allora, c'è da dire che mentre shifti lo fai molto, ma molto velocemente. Dovresti dare a tempo, praticamente. Ok, shift qual è il sempre tempo? Dimmi, cantami il tempo. Allora, tac, 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 tac. Questo tac, è lo shift. Tac, 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 tac. Sì, sì. Tac. Ok, prima prova, devi, lo faccio devi, a voce. Sì, sì. Pronto? Vai, all'estremo del blocco. Allora, 3, 2, 1. Tac, 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 tac. Credo sia più difficile così col tac, tac, tac. Ho notato che
quando mi distraggo, cioè quando vedo che sono entrato nel ritmo e quindi non riesco più a essere concentrato, la cosa migliore da fare per tagliare, diciamo, quella routine, quella monotonia di ritmo, è salire in su di un blocco, giusto? Si può fare, sì, anche quello, sì, sì, sì. Ok, sì. Io noto che quando sono troppo concentrato, che quindi non riesco più a prendere il tempo, se faccio così, lo resetto, sì. Vedi? Ok, però faccio schifo. Mamma mia. Ok, io ci ho messo 13,9 secondi, vediamo se fai di meglio. Ok. Vai. Oh mamma. Ok, ok, dimmi il tempo. 9 secondi, 9,8. Ok, quindi io ho fatto praticamente quasi 5 secondi in più di te. Esatto. Che non è malissimo per un principiante, no? Credo però che sia stata una botta di fortuna, perché mi è riuscito al primo colpo. Guarda, se ci riprovo non credo di riuscirci. Vediamo se faccio di meglio. Vai, devi andare a tempo, bravo, bravo, così. Ok, con calma, con calma. Sì, sì, meglio, meglio, meglio di sono prima. Sono calmo, sono calmo. Vai, sono calmo. Buttati, buttati. Vai, veloce, veloce. L'hai fatto? No, no, hai saltato. 14,5. Ok, riprovo, riprovo, riprovo. Sono anni che mi dicono di imparare il fast bridge, il gold bridge, il fly bridge, il drag bridge, il bleed bridge. Una cosa che ti consiglio è quando praticamente stai arrivando vicino all'isola, se puoi gettati subito sulla piattaforma. Oh, ok, ok, okay. Sì, lì. Più fai pratica e più ci puoi riuscire, giusto? Sì, esatto, esatto. Non è una cosa che si parla un giorno quanto all'altro. Quanto ci hai messo tu a imparare per bene il fast bridge? 2 giorni. 2 giorni? Sì. Io sono qua da mezz'ora. Ok, 14 secondi. Quindi per ora il mio record è 13. Devo battere il mio record di 13 secondi. E devo anche imparare a parlare mentre lo faccio, perché sennò poi nelle bad urs come faccio? di nuovo ho sbagliato. Oddio, 14! Stupido Minecraft, stupide meccaniche di Minecraft. E il bello è che io ho iniziato questo video pensando imparerò il God Bridge. Puoi però saltare, guarda la costanza, guarda la costanza che adesso riesco a fare tanti. Oh, però Oh, sei partito bene? Vedo, sei partito bene? Non fallirò. Grazie. Ecco, leggi in chat adesso, leggi in chat. Ma stai zitto! Non fallire, mi dici. Ma dai, grazie. A volte non riesco a piazzare il blocco perché sbaglio la mira. Anziché posizionarlo esattamente al centro, c'ho tipo il blocco un po' più in alto. È come se lo dovessi piazzare qua, capito? Ma tu continui a cliccare mentre fai il ponte oppure appena arrivi all'estremo clicchi? No, io continuo a cliccare sempre. Ah, ok, no. Invece no? Vai, okay. A tempo. Ogni volta che piazzi il blocco, arrivi all'estremo, piazza un blocco. Così, fai solo quindi un click. Quindi non devo sempre cliccare in continuazione con il mouse? No, perché dopo magari perdi un po' il tempismo e dopo tu dici, ok, magari ce la faccio. Ah, quindi così. Sì. Vai piano per ora. Okay. Tu vai piano per ora. Aspetta, questo è un ottimo consiglio. Anziché jitter cliccare velocissimo, sì. Mm-hmm. Piazzarli con più precisione. Appena arrivi all'estremo, vedi che il tuo personaggio si ferma, piazzi il blocco e poi continui. Lasci lo shift e poi così. È un ciclo, continuo. Ok. Oddio. Va già meglio. Ok, ok, ok. Quindi ancora più inclinato, ancora più così. Sì, più inclinato perché tu non ti devi muovere sul ponte. Oh, devi far sì. Oh. Ok, bravo, bravo, così. Oh! Bravo, bravo, visto? Hypami! No, salto? Ho sbagliato l'ultimo. No. Però comunque 14,1, nonostante ho fatto un errore gigante alla fine. Esatto, vai. Ok, è soltanto questione di pratica. Ora, salta, blocco. Bello. 13,39! Bello, si bello, può fare di bello. Meglio. Cioè, un player medio che sa fare il fast bridge, a quanto tempo fa? Perché 13,3 mi sembra 10, abbastanza basso. 10-12. Sì? Sì. Quindi 13 è alto. Kendall brigia meglio di Carpi. Bravo. 13,9 di nuovo. Bravo, bravo. Partito benissimo. Vai. Forza. Molto bene, molto bene. Bravo. 12,7. Bravissimo. Oh mio GG. Dio. Ok. Vai. Non credo di poter fare meglio di così per ora. Ragazzi, lasciate un mi piace. Più o meno ho imparato il fast bridge. Devo diventare molto più costante adesso. Dal vostro Kendall. Dove sei? E da Carpi. È tutto. E ciao. Ciao.